Ciao a tutti amici, sono Antonio Tancredi Carilli, un bambino di Palermo e ho 10 anni. La mia grande passione è l'opera dei pupi. Benvenuti nel mio mondo. Ho fatto realizzare un teatro su mie indicazioni, ce l'ho a casa nell'ingresso di casa mia, dove ogni pomeriggio ci passo tutti i pomeriggi a inventare nuove storie, a fare spettacoli e mi diverto molto. Odorico! Mi sono appassionata all'opera dei pupi quando avevo 3 anni e mezzo. Un giorno mia mamma Valeria, per passare un pomeriggio nuovo, mi ha portato al teatro dell'opera dei pupi e da lì fu amore per questa splendida passione. Non puoi! Posso provarti! Dell'opera dei pupi mi ha colpito subito la bellezza dei personaggi, che sono veri e propri capolavori dell'artigianato siciliano, come potete vedere qui alle mie spalle. Sono veramente bellissimi, mi hanno colpito le armature, gli arabeschi, la faroncina, che è questo gonnellino che hanno. Hanno bisogno di un'anima. Loro hanno già un'anima, ma noi pupari gli trasmettiamo la nostra anima e i pupi prendono vita per me. Prendono vita e diventano come noi esseri umani. Io mi diverto a modificare le storie già esistenti e anche a inventarne alcune. Su questi alberi c'è inciso qualcosa. Nel mio teatro ho voluto far raffigurare un'unione fra l'Oriente e l'Occidente. Ho voluto far raffigurare Angelica in uno dei pannelli, come potete vedere, che è la bellissima principessa che è venuta dal Katai, l'odierna Cina, con lo sfondo rosso e le stelle. Mentre nell'altro pannello ho voluto far raffigurare Carlo Magno, re di Francia e imperatore del Sacro Romano Impero. Nella parte bassa ho voluto far raffigurare 5 musicisti, che sono 5 strumenti tipici siciliani. E nella parte alta ho voluto raffigurare appunto un cartellone dove c'è scritto Opera dei Pupi, che indica che siamo nel teatro dell'Opera dei Pupi, e poi una C che rappresenta lo stemma di Cadilli, che è il mio cognome, perché ogni puparo ha appunto il suo stemma. Ogni pomeriggio, ovviamente, dopo che ritorno dalla scuola, sto nel mio teatro, studio il pianoforte, gioco con i miei amici, parlo anche al telefono, insomma, mi organizzo un po', ovviamente, dopo aver fatto tutti i compiti. Io con i miei amici parlo, mi spronano sempre per andare avanti, mi fanno festa. Quando vengono a casa si incuriosiscono molto e non vogliono giocare ai classici giochi, alla PlayStation o ai giochi normali del telefono, ma vogliono proprio capire com'è fatta questa opera di pupi, perché per loro è una cosa nuova. Ma la particolarità è il soffitto, dove ho voluto raffigurare in sintesi il poema di Ariosto, l'Orlando Furioso. Ah, da grande io vorrei fare l'ingegnere informatico, perché ho un sogno nel cassetto. Intanto ho anche una piccola passione per i computer, però ho un sogno nel cassetto da quando avevo 3 anni, che è quello di realizzare un gioco dell'opera dei pupi, perché l'opera dei pupi è la mia passione, che mi ha sempre colpito, e quindi, siccome è una tradizione che purtroppo si sta perdendo, attraverso il computer, attraverso queste nuove tecnologie, potrei far conoscerla a tutti, ai bambini, ai grandi.